Benvenuti ragazzi, come state? Bentornati con una nuova reaction, finalmente dopo mesi. E iniziamo con Primo Appuntamento. È una nuova serie, prima reaction di Primo Appuntamento. Sul canale di Mirko e Alice. Questa qua siccome è a grandissima richiesta, perché ce l'avete chiesta in tantissimi, io non so di cosa parla. Non sappiamo minimamente cosa stiamo guardando. Sicuramente due si conosceranno per la prima volta in un Primo Appuntamento. Penso. Iniziamo raga, sono troppo carico, vai. Come sempre, le mani al cielo. Che l'amore sia con noi. Oh madonna, ma veramente? Ma fanno sempre sta roba? Provo un livello di cringeometro allucinante. No raga, rimpiango il collegio, attenzione. Mi chiamo Asia. Eccola, la prima ragazzi. Allora, volevo stoppare e dire, dai, sentiamo cosa hai da dire su questo. No, vabbè, io glielo concederei un Primo Appuntamento. Poi bisogna vedere se lei lo concederebbe a me. Vabbè che tu lo concederesti a chiunque. Ma smettila. Io sono Barbara, la maestra Asia. La maestra c'ha una voglia di vivere ragazzi. No, deve fare un po' la serio. Sono single per scelta degli altri. Oh, la prima che lo ammette raga. Finalmente. Brava. Cioè, quelle che dicono sono single per scelta, non è vero, sei single perché non ti piglia nessuno. Poi dicono sono single perché nessuno mi tiene testa. Sì, vabbè. La persona che sta per arrivare mi ha detto di recapitarle un pensiero. Spero non siano delle rose. No, lo spero anche io. Se sono delle rose, raga, chiudiamo in anticipo la reaction. Ma no. Mi ha lasciato questo. Cos'è, una bottiglia? Cos'è? No, sta parlando dell'olio. Olio d'oliva. Olio d'oliva extravergine. Io la apro. Ok. È una birra. Una birra? Quindi questo beve le birre, un alcolizzato? No, cos'è? Dai! No, scusa. Frizzante, un po' scuro. Ed è abruzzese. Boh, frutti di bosco. Ah, frizzante, un po' scuro. È uno di colore scuro. Però... che vive in Abruzzo. E che gli piacciono i frutti di bosco. E che beve la birra il sabato sera con gli amici mentre guarda la partita. Io vorrei trovare un... Ma raga, è borghese, cammino sembra, come lui. Sì, i capelli sì. Mi chiamo Ugo, ho 25 anni, vivo a Pescara e lavoro in una birreria artigianale. Te l'ho detto, o è un alcolizzato o lavora in una birreria. Infatti lavoro in una birreria. Vedi, raga, ma... Ok, è un alcolizzato. Me li vedo bene insieme, sai? Ma sai che io ho proprio zero. Ah, bene. Buonasera. Salve. Ben arrivato. Questa col sorriso falso proprio. Ben arrivato. Ma no, dai. Sì, fai un sorriso vero, genuino, spontaneo. Passerà una bellissima serata. Oddio, questo è il momento in cui i loro occhi si sono incrociati. Guardate, raga, già qui si capisce tutto. Una vai. Una corazzatina, sai. Questa è una birra sour. Una birra che fa sognare. Particolare. Fa sognare. È positiva. Elegante, elegante. Dai, stanno bene insieme. Sono dai. Carini, ridono abbastanza. Sì, ma io te l'avevo detto, secondo me si piace. Ridono abbastanza. Si sono appena conosciuti. La signora. Grazie. A me fanno imbarazzare quelli dietro. Sì, sì, proprio le comparse. Oh, nella vita vorrei fare la comparsa a Primo Appuntamento. Bellissimo. Ti siedi lì, mangi gratis. Sono Mauro, ho 20 anni, vengo dalla provincia di Cuneo. Hai sentito l'accento? Provincia di Cuneo. Provincia di Cuneo. Sì, Cuneo proprio. Mauro diventerà il mio preferito. Mi sono anche diplomato con massimo dei voti. Non avrei mai detto che ti saresti. Vabbè. Diplomato con il massimo dei voti. A differenza mia che non so parlare italiano. La mia grande passione è il Kung Fu. Questo Kung Fu che faccio. Oh, fa Kung Fu. Ma Kung Fu, karate. No, guarda che scusami, Kung Fu e karate sono due sport diversi. Ben arrivato. Ok. Ben arrivato, ok. Ok, ma come ok? E ci vediamo più tardi. Ok. Prego. Ho portato un regalino. Che carino, magari fa cagare la ragazza se lo nasconde il regalo. Magari c'è qualcosa da bere? Sì, un buon succo se era possibile. Cioè. Sono io che non prendo alcolici. Io prendo l'acqua, quindi ancora. Lui invece prende il succo, che ma carino. Ma lui è piccolo, per quello. Allora io le auguro un dolcissimo Primo Appuntamento. Grazie. E in bocca al lupo. Ah, grazie davvero. Prego. Raga, ve lo giuro che se... Tenerissimo lui. Ve lo giuro che se lui non trova l'anima gemella mi incazzo, perché è troppo... È lo troppo... vai a prendere a Cuneo, a vero? A Cuneo, tanto siamo vicini e gliela trovo io l'anima gemella. È un grande, cavolo. Vai, Marco! Un giorno di piazza. È arrivata! È arrivata la sua fidanzata. Ma comunque hai detto vai Marco, ma si chiama Mauro. Ah, vabbè, è uguale, cioè Marco, Mauro. Mi chiamo Lucia, 19 anni, vengo da Torino. Ma pure lei di Torino. Perfetto. Hai capito, li trovano vicini. Perfetto, a posto. No, raga, questi si amano, io già li questi amo. Si amano, ha deciso Mirko. Sì. Io vorrei fare l'educatrice per i bambini speciali. Sì, per te.
Lei proprio vorrebbe essere schiacciata sotto una pressa. Magari in questo si momento. Vergogna. Cioè dai, ma guarda che faccia cadaverica. Ma fai un sorriso falso come quella che ti sta accogliendo. Guarda che falsa. Lucia. Guarda che falsa. Ma dai, non è vero. Questa è falsissima. Ma è il suo ruolo. Sono single perché per il mio carattere, cioè. Abbi un po' di fiducia, di Lucia. Fiducia, perché tanto lo troverai e sarà proprio Marco il tuo ragazzo. Mauro! Ciao. Ciao. Oh. Che carino. Allora raga, l'imbarazzo che provo quando ci sono due persone timide che approcciano è enorme. Mauro. Lucia. Come? Lucia. Ok, ho capito. Questo è un pensierino che ho voluto fare per te. Per te, per chiunque sarebbe fosse venuta, esatto. Fosse venuta. Sarebbe. No, aspetta, giusto. E chiunque fosse venuta. Sarebbe venuta. Oh cazzo. Sarebbe o fosse. Oh. Lo so, io ho un blackout. Permetta. Sì. No, raga, ma che carino. Ma che carino. Permetta poi, l'ha dato a lei. Dici di tu l'antipasto, dai. Il filetto, un grosso di pistacchio. Questi sembrano che sono già insieme da 10 anni, guarda. Sì, infatti. Mi piace della musica classica. Figo, non me lo dico. Rock, no, non esageriamo. Non esageriamo. Lei è triste perché le piaceva il neomelodico. Comunque non ti permettere di insultare il neomelodico. Non ti azzardare. Facci sentire una nota, vai. Povero Gabbiano. Io sapevo che avrebbe detto quella. Mi chiamo Michele, vengo da Umbertide, in provincia di Perugia. Ecco Michele, un'altra coppia, eh. Come sport pratico il judo. Giudista si dice? No, non penso. Judokista, judoku. Ho avuto un incidente a 23 anni. No, no raga, quindi vuol dire che è da poco che è così. Che brutto, mannaggia, poverino. Emozionato? Quello sì, non posso nasconderlo, sì, un pochettino sì. Il nostro judoka, no? Judoka! Judoka! E io cosa ho detto? Giudista? Ho detto giudista, sì, io. Vabbè. Che mira anche a risultati importanti. Le Paralimpiadi, sì. Del 2024, sì, giusto? Sì, sì. Cavolo, va alle Paralimpiadi. Però sì. Se lui era già uno che faceva judo prima di perdere Beh, la certo. vista, secondo me è fortissimo. Certo. Ma che tipo di donna vorresti al tuo fianco? Se è una persona che condivide anche in parte una passione per me. Secondo me i suoi sentimenti sono più veri di tutti gli altri, perché non si può basare sull'aspetto fisico. No, esatto. Lui si basa su, può essere la voce, il carattere, l'intelligenza, l'odore, la simpatia. Mi chiamo Giada, ho 49 anni. 49 anni. Ma raga, ma è una figa atomica. Ho anche un'altra passione, che è la pallavolo. Ah, pallavolo. Ah, lo sport. Ah, vedi. Buonasera. Buonasera a lei. La stavamo aspettando. Ecco, due sorrisi falsi. Basta! E vi auguro una buona serata. Grazie. Prego. Ma non gliel'hanno detto. Io però. Spero che lei lo sappia. Io spero che lei lo sappia, raga. Perché adesso che magari lei fa così con la mano, tipo piacere, e lui non la vede. Molto piacere. Giada. Michele. Hai visto che è rimasta un po' così con la mano? Ho visto, sì. Ma sei molto carina, devo dirlo. Sei molto bella. Grazie. Perché ogni volta che uno dice sei molto carina, voi non rispondete anche tu? Adesso non dire è perché magari pensa di no. Perché voi vi dovete sempre fare corteggiare, ma mai una volta che voi fate un complimento. Ma a te ti piace tipo il mare, queste cose? Ah sì, assolutamente il mare. Dai, però ha fatto una domanda lei, eh. Ma secondo te è interessata? No, lei no, secondo me no. Dici? Oppure magari proprio il suo carattere. Intanto il giorno stesso per ripartire, per andare a New York altri 15 giorni. Andato a New York. Attenzione. Mi piacerebbe andarci. Andarci insieme sarebbe ancora più bello, secondo me. Che carino. Sì. Lei ha detto sì, però, eh. Non so se era un sì di circostanza, però dai. Ma quindi sei single? Eh beh, sei qua. No, sono fidanzata, c'ho il ragazzo a casa che mi aspetta. Il mio ultimo ragazzo non litigavamo spesso, però era troppo condiscendente, mi diceva sempre sì, sì. Ah, giusto, voi avete bisogno di quello che vi dice no, quello che vi tratta male, che vi dice le bugie, che vi tradisca, quello avete bisogno voi, vero? Lo sport per me mi ha dato tantissimo. Anche loro mi piacciono tanto, sai? Anche a me, io tifo per loro due. Sì, sì, anch'io. Ho lo stimolo per riconquistare alcune cose. Tipo? Hai avuto un incidente. Vediamo, raga, vediamo. Forse lei non lo sapeva. Hai avuto un incidente? Io sono un benedetto, non so se avevi notato.
No, scusa. Cazzo. Non si nota. Assolutamente, non si nota. Ma guarda che carina. Ma mi piacciono. Ma che carina, mannaggia. Mi è capitato con alcune ragazze, quando siamo entrate in più confidenza, in più intimità, di magari poter toccare il viso per capire com'è. Oh. Oddio, aspetta un attimo. Vediamo se riesco a capire il tuo. Come fai a capire se una è bella? È impossibile. Vabbè, sì, le tue labbra mi piacciono un sacco. Un incidente, praticamente un incidente di caccia. Di caccia? Sì. Oddio, io... Diciamo che ridere in faccia... Tanto lui non l'ha vero. Ah, è vero. È vero. Sono contro la caccia. Vabbè, contro la caccia. Ora anch'io. Ora anch'io. Io sono Mauro, ho 66 anni, sono un'esca postazione. Ah, lavora per Trenitalia. Attenzione, un altro Mauro. E vivo a Chivasso. A Chivasso. Siamo vicini. Grande, siamo vicini, Mauro. Che bei fiori. Buonasera, Mauro. Mi sono mangio fuori l'aria perché... Sta facendo le prove. Quando poi è mancato ho avuto altre relazioni, ma non ero innamorato. Carino. Che brutte queste cose. Se tornassi indietro la sposerei di nuovo. Con tutte le forze di cui sarei disponibile. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Pure in primo appuntamento Alice si commuove. Sei triste? Anch'io. Mi dispiace molto. Però ha detto una cosa molto, molto carina e molto sentita. Vado a teatro, ballo i latinoamericani. Oh, grande! Magari a qualche serata l'ho visto. Guardala. Guarda come piange, piccola. Ma per la frase che ha detto, vero? Oh, che carina, raga. Mi chiamo Laura, ho 63 anni, abito a Mantova. Mizzica, Mantova, un po' di stantella, ah, Però lui è capotreno, guarda che lui... Lui è in pensione, ha detto, Sì, ed avendo lavorato per una vita, può prendere i treni quando vuole. Gratia. Sì, sì. Mi piace tantissimo ballare, quindi mi sono iscritta ad un corso di balli latinoamericani. Mai visto? Ma che matchatori sono questi? Sono proprio bravi, grandi, sì. Eccoli là. Ciao. Ciao. Ciao, Laura. Mauro. Ma perché mi sembrano tutti carini? Tutti carini, che c'è? Ma sei triste o sei contenta? Spero che stiano insieme. Vero? Mi sono permesso un piccolo omaggio floreale. Oh, grazie mille. Non si va mai al primo appuntamento. Grazie, come una, grazie. Un omaggio floreale. Per caso hai avuto qualche relazione d'amore? Sì, ma durata poco. L'ho amato per 2-3 giorni. Ma no, secondo me è per il fatto che lei dice che ha questo carattere difficile. Difficile, sì. Lui si allontanava nei momenti, cioè lui prendeva e si allontanava senza motivo. Cioè. Beh, lui secondo me su questo punto è fortissimo, perché non mi sembra uno che si allontana. No, anzi, mi sembra... Vero? Molto, sì, non mi sembra... Mi sembra uno presente, ecco. Io invece non ho avuto nessuna relazione, perché tutti mi giudicavano per il mio aspetto fisico, diciamo. Non c'è nulla che non va. Poverino. Stai tranquillo, fidati. Io infatti una persona non guardo aspetto fisico, ma guardo come dentro. Anch'io, io guardo soprattutto gli occhi. In che senso guardo soprattutto gli occhi? Allora, guardo come dentro e poi guardo gli occhi. Ma gli occhi sono fuori però. Io ogni tanto proprio c'ho i vuoti. E qua arrivava a Frangavilla. Che figura di merda. Figura di merda, perché non sei mai uscita con Alice. Per quello ti lascio il conto. Grazie. Prego. In che senso? Come il conto? Cena, andata bene. Bene. Sì. Tempo volato. Ti accompagno all'uscita. Ma chi paga però? Per me. Possiamo rivederci. Hai tutti e due lateri. Ma così è finito? Non capisco, raga, ma... Si rivedranno fuori, ovviamente. Io anche, purtroppo, ho avuto perso mio figlio grande.
Mannaggia. Può essere che questa cosa li accomunerà. Eh sì, il ballo, questa cosa, il fatto che hanno una figlia. Secondo me hanno tante cose in comune. Buon appetito. Grazie. Bellissimo, te lo descrivo. Sì, ok. Che carina. Ma la cosa bella è che c'è una crema color vinaccia. Ok. Vinaccia? Perché vinaccia è un colore? Viola è un colore. Posso chiederti una cosa? Certo. Non so se... Ora le chiedo se può toccare il viso. Sì. Prova a immaginarti come sei. Ok. Quindi, allora... Mi vuoi toccare? Vuoi toccare il viso? Il caffè? Chiedo troppo. Ma che carino. Anche... Cioè, sono... Alice sei commuo... Guidami tu. Vieni. Ok. È difficile, raga. Cioè, è difficile immaginarsi un viso. I capelli? Ma lei toccate i capelli, non sai come gli... Ma lei è carina. Sì, è vero. I capelli rossi. Rossi. E ho un sorriso bello come il tuo. Peccato mi che... Mi ha fatto un complimento, hai visto? Sì. Sono contento di essere qui con te, tra l'altro. Grazie, ti ringrazio, ci sei manchi... gentilissimo. Ma ci mancherebbe, dai. Lei non l'ha detto anch'io. Anch'io devi dire. È una causa persa. Sei una bella donna, Laura. Oh, adesso mi sembra che stia per dire anche tu. Ti ringrazio. Complimenti, di cuore. Carino. E mi fa tenerezza. Ecco, a voi i dolci. Oh. Nocciola gold. Grazie. Prego. La vedo un po' strana. Sì, sembra che sia un po' distaccata. E vi lascio anche. Ecco qua il la pensierino. Meravigliosa sorpresa. Ecco qua il pensierino. La prima pensiero che mi ha fatto mi ha sembrato. Ci sa fare con le ragazze. Che ci sa fare con le ragazze? Poverino, lui invece dice che non ci sa fare. Ma allora vedi Mauro, che devi credere in te stesso. Vedi, gli altri ti vedono molto più preparato di quanto tu non pensi. Esatto. Mi piace molto come parli, sai? Grazie. Mi piace molto. A volte un anche tu non guasterebbe, eh? Anche a me piace come ti sei espresso. Brava! Visto, è solo timida lei. È timida! Vi lascio il conto. Ok. Prego. Ma che già tira fuori il portafoglio e lei... Va bene. A me penso di aver fatto colpo. Ma perché lei non fa il gesto di pagare? Perché? Perché deve dare per scontato che sia lui a pagare? Basta. Ma almeno di grazie, ma almeno di grazie. Ma quindi scusami, quello di prima non si è visto chi è che ha pagato. Eccoci qua. Siamo vicini. Scusa, ha detto... Siamo vicini. Mi sei piaciuta molto, ti mi piaci molto. E anche tu mi piaci come persona e come carattere. Allora si piace, vedi che sono timida lei. Voglio morire. Ma non... Io ammetto che sono un pochettino rimasto scioccato perché non me lo aspettavo, diciamo così, proprio... Wow. Oddio. Vabbè. Dai, no, che carina, anche lei è felice. L'emozione è a mille proprio. Bella. No raga, devo assolutamente cercarli. Vediamo se stanno insieme. Io devo cercarli su Instagram. Raga, 50.000 like e faremo una cena con Mauro e Lucia. So che siete entrambi grandi ballerini. Sì. Oh, li fa ballare. Poi è una donna molto intelligente, una donna con cui si sta bene. Ho speranze in loro, ragazzi, ho speranze. Non dubito, lei non mi sembra presa. No? Signori, vi lascio il conto. Grazie. Prego. Grazie. Scrivetecelo nei commenti se... Non capisco se bisogna pagare o no. Sei tu? Certamente, ci mancherebbe, da. Io da loro me lo aspetto perché c'hanno 60 esatto, anni. Esatto, loro c'hanno 60 anni. È stata una bella serata, piacevole, ecco.
Io andrei lì soltanto per rimanere così quando c'è il conto. Rimango così. E ci guardiamo negli occhi. Ma posso prenderla io l'iniziativa? C'è il rossetto. Lei si è girata. Tu sei, ma dico che sei giovane, se ti posso chiedere quanto ne hai. Magari adesso lui gli dice no, perché la differenza di... sono 11 anni di lui differenza. Lui dice no a lei? È lei che mai sa mai che dice no a lui, scusami. Può essere, tu non so. Ho quasi 38 anni, 37. Ti porti molto molto bene. Grazie. 38, lei 40, quanti ne 49? 49. Sei veramente una persona che ammiro per quello che è riuscita a fare nonostante... la sua difficoltà. Ha dei bei valori lei. Mannaggia, ma trovarne una come lei, ma è introvabile una così. Mi farebbe piacere approfondire la nostra conoscenza, sì. Allora, non ci credo, raga. No, ma non ci credo, ma è impossibile, raga, è impossibile. Mi piacerebbe comunque mantenere un po' con qualche sorta di contatto, diciamo. Questo uomo è imbarazzante, cioè ti dimostra serietà, sincerità, positività, dice che vuole stare con te, ti dà tutto l'amore del mondo e tu dici no perché ha 11 anni di differenza, tu sei cieco. Ma dove la trovi una così? Dove? A distanza, forse anche le 10 anni, 11 anni più di me. Che incredibile, raga, cioè, è veramente incredibile. Sono sconvolta. Ah, si sono rivisti, attenzione. Lui è andato a trovarla per festeggiare il suo compleanno e le ha regalato un collier e un anello. Sono ancora insieme! Facile! A Torino! Raga, li dobbiamo... Raga, vi ricordo, 50.000 like e li inviteremo a casa nostra. Tu scherzi? Hanno avuto diverse difficoltà a rivedersi. Mauro era partito in quarta mentre Laura, più cauta, mirava a una maggiore conoscenza. Complice la distanza, a parte qualche telefonata propositiva, bla bla bla. Niente, fine, non sono mai più visti. Peccato di loro, mi spiace. Assurdo. Beh, che Michele sia ancora single, questo è ovvio. È ovvio, ma lei no? È ovvio, è troppo difficile trovare una persona che ti sta vicino nonostante il tuo problema. Hanno scoperto di avere un bel figlio, la mattina dopo si sono visti salutati prima di partire. Oh... Ma raga, ma io l'ho detto da subito che questi non c'entravano una mazza. Allora raga, il video finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate tantissimi like. Vi ricordo che a 50.000 like inviteremo Mauro e Lucia. Spero ci dicano di sì. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La giornata è la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.